Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, oggi siamo qua in compagnia di HP, Envy, Touchmat, Recline, Beats e chi più ne ha più ne metta 23, ci sono un sacco di altre sigle in mezzo per la recensione definitiva, l'ho testato 2 settimane piene, ringrazio l'ufficio stampa di HP che me l'ha mandato in prova, questo è un canale che recensisce telefoni e tablet, diciamo più smartphone che altro, però ogni tanto capitano anche dei computer o dei tablet molto particolari e interessanti, quindi comunque questo ben venga, direi. Quindi in ogni caso mettete un bel mi piace al video e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Partiamo subito con la recensione. Non ho fatto l'unboxing perché la scatola è molto molto grande, pesa più di 15 kg, il computer pesa 12 kg, è un all-in-one ovviamente. Nella confezione comunque troviamo una tastiera Bluetooth molto leggera, non è retroilluminata, comunque i tasti sono buoni, costruita bene, è in plastica, comunque non è affatto male. E il mouse, anche questo con connessione Bluetooth, molto molto carino, un mouse comunque da 30 euro di buona qualità e con la batteria integrata che penso possa durare tranquillamente almeno 2 anni. E mentre adesso vi parlo accendiamo anche il monitor, il computer, qua in alto abbiamo il tasto di accensione, così vedete anche la velocità di accensione che è molto buona, ovviamente Windows 8.1 a bordo. Possiamo leggere un po' dovunque la scritta Beats Audio, ecco si è già acceso anche qua Beats Audio perché appunto abbiamo qua sotto le casse della Beats molto tra l'altro potenti e di buona qualità. Prima di sbloccarlo vi dico che adesso vi farò vedere una carrellata di foto fatte in diverse posizioni per farvi capire un po' che tipo di computer è, perché questo computer ha la particolarità di potersi piegare praticamente in un sacco di posizioni, vedete? Posso metterlo addirittura in orizzontale, appoggiarlo al tavolo e così non si vede neanche la base, o tenerlo dritto così. Quindi ho fatto una serie di foto dove ve lo mostro in tutte le varie posizioni, vi mostro anche le varie porte, abbiamo parecchie porte USB, i vari ingressi per le cuffie, l'ingresso HDMI, insomma un sacco di cose. Quindi adesso vi lascio le foto, vi metto la musichetta anche così non vi annoiate, e poi dopo partiamo con la recensione che comunque sarà più che altro un discorso, sarà un po' come mi sono trovato, le mie impressioni, le mie opinioni sul prezzo, eccetera, perché comunque alla fine è un computer e è duro fare una recensione del computer, è inutile anche fare una recensione tecnica, uno perché comunque dovrei scendere troppo nel dettaglio, tanti di voi si annoierebbero, oppure tanti di voi conoscono già le caratteristiche, oppure le conoscono anche meglio, quindi insomma, prima direi di fare un discorso molto generico sull'esperienza d'uso e poi ognuno ha le sue opinioni. Se avete domande particolari fatemele nei commenti e in quel caso potrò rispondervi più dettagliatamente. Quindi adesso vi lascio le foto. Bene, eccoci qua, avete visto le foto, avete visto insomma tutte le possibilità, le varie posizioni di questo computer, dove sono le varie porte, e com'è bello anche il design, quindi la base in rosso e in nero con il logo Beats, eccetera eccetera, fatto costruito molto bene perché è tutto anche la base in alluminio, in ferro, diciamo molto pesante, qua davanti è tutto vetro, anche la griglia è fatta molto bene, insomma la costruzione mi piace molto, è promossa a pieni voti. Parliamo un po' adesso di caratteristiche. Abbiamo un display da 23 pollici Full HD con un buon angolo di visione, però diciamo che ci sono forse un po' troppi riflessi. È un touchscreen ovviamente, come dice anche il nome. Adesso non so se riuscite a vederlo, adesso magari mi tolgo io dall'inquadratura, inquadro un po' più da vicino il display. E diciamo che come processore abbiamo un dual core, un Intel i3 da 2,9 GHz, 4 GB di RAM e una scheda grafica, adesso non mi ricordo che la sigla, però 1 GB
di memoria, adesso vi dico anche la sigla, scusatemi un attimo. Allora, la sigla, la scheda grafica, dov'è? È la GeForce 730A, GT 730A, e la memoria interna è di 1 TB. Quindi, insomma, delle caratteristiche non sono le migliori, ovviamente il processore i3 non è una scheggia, infatti io ho provato a usarlo in questo periodo con i soliti programmi che utilizzo, quindi After Effects, Movie Maker, quelli lì, e devo dire che vabbè, le operazioni riesce a farle, diciamo, cioè Movie Maker riesce a funzionare, ma ci mette comunque molto più tempo del mio, che comunque è un processore i7, anche se è un portatile, quindi comunque ha il suo tempo, per di più quando si lavora molto la presa d'aria qua in alto, qua dietro, scalda parecchio. Comunque, diciamo, questo qua secondo me è un computer che è più adatto a famiglie, non per uso ovviamente professionale o per uso comunque video, perché non riesce a sopportare certe, non ha le performance per, appunto, dicevo, gestire video pesanti, eccetera. Però per tutto il resto direi che va bene, è sempre abbastanza fluido. Windows 8 comunque è una garanzia di fluidità. Qua vedete, abbiamo la possibilità di utilizzarlo come se fosse un tablet, questo è molto bello perché comunque su un display così grande è molto suggestivo, diciamo, il fatto di poter utilizzare il touch. Possiamo, vi dico subito, utilizzare le applicazioni che usiamo su smartphone, quindi a partire dai giochi. Asphalt 8 per esempio possiamo accenderlo, adesso abbiamo aperto Asphalt 8 e vediamo come si può utilizzare tranquillamente, si può giocare tranquillamente su un display così grande. Facciamo inizia gara, abbasso il volume un attimo. Facciamo questo. Così vediamo anche un po' come girano questi giochetti non pesantissimi. Questo pesa circa un giga, ok, non è un giochetto leggero, però comunque un gioco per tablet, quindi ovviamente il suo processore i3 girerà senza problemi. Vedo se riesco a giocare. Andiamo su comandi, perché qua mi sa che devo... Facciamo questo. Hai preso. Buona, il display Full HD rende molto bene, devo dire. Andiamo. E insomma, questi giochi devo dire che girano senza problemi, probabilmente giochi più pesanti non ho provato, vi mostro anche la solita video prova per restare in tema, comunque prove smartphone. Allora vediamo un po' il solito video in Full HD. Questo è il video che provo ultimamente, è un video molto pesante, pesa circa mezzo giga, e vi dico subito che si vede veramente benissimo. Adesso zoom ancora un po' magari. Posso assicurare che, insomma, vedere video e film su questo computer è un piacere, ovviamente non ci sono problemi di riproduzione, ci mancherebbe altro. Anche su film ho messo anche un film che adesso ho cancellato, ho messo Avatar per intenderci, il formato pieno, quindi pesa 35 giga, 40 giga di film, e non ha avuto nessun tipo di problema a riprodurlo, quindi vabbè, ovviamente nessun problema. Per quanto riguarda la musica, vi faccio sentire la potenza delle casse, veramente casse stereo, ovviamente molto molto potenti. Sentiamo Pompei.
volume molto alto e anche buonissima qualità, ottima anche sotto questo punto di vista. Vediamo un po' come si comporta sul browser. Abbiamo Chrome, ovviamente c'è anche Explorer che gira comunque alla stessa maniera, col touch funziona, diciamo che se dovete interagire col touch funziona meglio, Windows Explorer, però comunque anche Chrome non va male. Andiamo per esempio sul mio canale YouTube in versione desktop e vedete, boh, è abbastanza buono. Anche cosa ho fatto, scusatemi, il pinch to zoom è abbastanza reattivo, datemi un attimo di tempo, vedete, insomma, fare il pinch su un display così grande è molto bello. Comunque, usando qua il cursore laterale funziona anche un po' meglio, se me lo prende, ok, non lo prende. Col mouse invece le cose ovviamente migliorano. Adesso sto utilizzando il mouse. Usciamo che qua sta impazzendo. Questo è il bello della diretta. Andiamo un attimo di tempo. No, niente da fare. Facciamo chiudi finestra. Apriamo un'altra col mouse. Vediamo se si decide, ok. E dicevo che col mouse la navigazione è decisamente migliore, è più fluida, non ci sono problemi, eccetera, eccetera. Quindi vabbè, diciamo che col mouse diventa un classico computer. Bene, cos'altro da dire? Nulla di che, abbiamo il wifi, prende molto bene, adesso siamo in camera mia, però ho utilizzato un salotto per 2 settimane, quindi molto lontano dal wifi e prende senza alcun problema. E basta, adesso parliamo un po' di prezzi e quant'altro. Allora, parliamo dei vantaggi di questo computer. Ovviamente è un all-in-one, quindi non, è un fisso, con il vantaggio di non avere ovviamente il case che occupa spazio più il monitor. Qua abbiamo monitor e computer in un unico blocco, per di più il monitor touch. Diciamo che già questo toglie dei costi, perché comunque un monitor da 23 pollici Full HD a meno di 200 euro di buona qualità, diciamo come questo, non si trova anche con delle buone offerte, sì, boh, diciamo 200-180 euro, non si trova con una salva offerte assurde, quindi già qui si possono scalare quei soldi per vedere un po' quanto ci viene a costare effettivamente la sostanza. Poi è comunque un display touch, insomma, questa è la particolarità di questo display, quindi comunque sicuramente fa la sua scena. Usare il touch è molto molto piacevole, molte volte anche a me veniva da utilizzarlo col touch, ed è, devo dire che comunque per i giochetti, per la navigazione, per molte operazioni semplici come avviare o stoppare un video, eccetera, eccetera, va veramente, veramente benissimo, molto comodo, quindi altro plus. Poi, vabbè, le casse molto potenti, il design molto piacevole, tastiere e mouse sono compresi nel prezzo, quindi anche questi si devono scalare, insomma, al prezzo di listino per vedere un po' quanto costerebbe un computer senza tutti questi vantaggi. E basta, ovviamente, ripeto, le caratteristiche tecniche non sono all'ultimo grido, non sono le ultime, non è potentissimo, però devo dire che comunque sono sufficienti per un utilizzo comunque familiare, un utilizzo generale, quindi per tutte le applicazioni Office, Word, Excel e quant'altro, vabbè, neanche da dirlo, va benissimo. Tutti l'avete visto in produzione, cioè, per chi vede molti film, eccetera, questo computer è molto molto buono, ovviamente, anche per chi comunque naviga, avere un display così grande, poter utilizzare il touch è positivo sicuramente. Tutte le cose da considerare prima di acquistare questo computer, che costa di listino 1100 euro circa, e su online si trova anche sui 900 euro, metto il link in descrizione, quindi se volete acquistarlo potete trovare il link subito in descrizione. Cosa dire, a me è piaciuto, secondo me, ovviamente, allora, partiamo dal presupposto che a 900 euro si trova un computer sicuramente più potente di questo, quindi se voi cercate performance, non sapevo di che io, questo non è il computer che fa per voi, perché comunque ha performance medie basse per essere un computer comunque del 2014. Però se cercate un'ottima parte multimediale, un bel display, un bellissimo display touch che comunque fa la sua scena, il fatto di poter posizionare lo schermo un po' come si vuole, e buone casse, insomma, questo computer secondo me fa per voi, per un uso magari proprio familiare, quindi per un computer di famiglia, non un computer personale, per quello magari avete già un portatile, non so. Quindi, non so, secondo me è un valido computer, anche tutte le applicazioni ovviamente come Skype eccetera funzionano bene, la videocamera anteriore qua riprende in HD ed è
molto molto buona, abbiamo anche il microfono ovviamente. Così è un computer che mi è piaciuto, avete capito, per 900 euro, appunto contando che abbiamo già il display e tutto, quindi non dobbiamo andare a comprare monitor esterni e quant'altro, devo dire che non è male. Ribadisco che se cercate performance a 900 euro sto un computer ovviamente con processore i7, 8 GB di RAM, 16, quello che è, senza fastidio ormai. Quindi per questo video è tutto, so che è stata una recensione un po' diversa dal solito, più che altro una chiacchierata, qualche opinione. Se avete, ripeto, domande più particolari, più specifiche, fatemele pure. Ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Spenza & Buy. Ciao!